Amici di Planet TV, siamo tornati a Firenze, ormai comincia a far fresco, ormai l'estate è solo un vecchio ricordo, vero? Vi ricordate l'insegna che abbiamo dietro di noi? L'abbiamo inquadrata un miliardo di volte, ma tante, tante, abbiamo fatto qui con Planet TV tante volte, tante bellissime serate, e c'era scritto... Suite Imperiale, e quindi è Callistos. È diventato un ristorante greco. Greco, c'è scritto cucina greca, Callistos, perché è greco. Qui si mangia e poi si mangia la cucina greca e ci sono anche gli eventi proprio nella Grecia. Andiamo, vediamo. Certo. Laura Tocca Fondi. È lei. Polpettine di pomodoro, di manzo, polpettine di melanzane, dolmadaga, che sono i nostri involtini con le foglie di vite riempite di riso, lo tzatziki, la salsa famosa greca a base di yogurt, cetriolo e aglio, e le nostre pite che sono le scazzatine che facciamo anche su vlaghi. Dove sei? Pireo, porto da te. Davvero? Ah, che bello! E questi sono degli assaggini che state dando oggi perché l'inaugurazione... un po' più, certo. Uno se viene qua, cose del genere le trova come antipasto? Tutti questi antipasti, più altre polpettine, poi più tutti i piatti unici, ci sono le varie carni, gyros, souvlaki, polpette grandi, filetto di pollo, moussaka, molto famoso. Bene, non è detto che un ristorante greco sia fatto dai greci, che un ristorante brasiliano sia fatto da brasiliani, invece qua ci siete noi proprio... Noi siamo qua, sia lo staff che la cucina sono tutti greci, proprio perché vogliamo appunto presentare la Grecia come qua agli italiani e ci fa piacere che fino ad ora... Lo è veramente. Bene, grazie. Una garanzia, come ti chiami? Petro, grazie. Lo trovate qui all'ex Suite Imperiale. Hai sentito cosa si mangia? Ho sentito, una roba molto strana, molto particolare, molto greca. Molto greca. E quindi trovate anche Petro qua, che è all'ex Suite Imperiale, che ora si chiama... Non mi entra, perché ti ho chiamato? Callistos. Perché non mi entra il nome. Callistos. Che non è spagnolo, ma... Callistos. Callistos, perché sennò sembra Callistos. Spagnolo. Invece... Avuto, no? Callistos è spagnolo, invece è greco, Callistos. Piano piano. Impareremo anche il greco, ci manca il brasiliano, l'abbiamo imparato, lo spagnolo l'abbiamo imparato, il lucchese pure, che ci manca il greco. Planet TV Firenze. Guardate che donne all'altezza della situazione. Voi avete il tacco 45, vero? No, abbiamo un 10. No, 40. Ti piace la cucina greca? Molto, buonissima. Buonissima, come in Romania, uguale. Uguale, Callistos. Ah, perché in Romania, Grecia.
è diventato greco, però non mi hai raccontato come è successo questa cosa. Locale greco, ristorante greco. È vero, dopo 19 anni di suite, questa scelta del greco. Ma te lo conoscevi di già lui? Lo conoscevo, sì, ero stato a mangiare da lui. E lui aveva un ristorante greco? Lui è l'ideatore del ristorante greco a Firenze. Ed è un personaggio, non a caso scelgo sempre i numeri uno, cerco sempre di contornarmi del numero uno. Quindi praticamente ci siamo visti, mi ha portato questo locale e mi ha detto: te cosa ci faresti? Io un ristorante greco. Non ci ha pensato molto, ma dalla mano per me è fatta. Ma è bello perché qua poi farete anche gli spettacoli greci. Certo, cioè non finisce certo. Solo all'alimentazione di qualità della Grecia, ma c'è anche la cultura greca. Noi abbiamo trasmessa la cultura greca. Abbiamo rigorosamente i cuochi greci, tutti e tre, e abbiamo anche i ragazzi in sala greci. E si chiama Callistos, perché? Con l'accento naturale. Che vuol dire? Il migliore. E per tranquillizzare i fedeli della suite imperiale, la suite imperiale. Perché qui c'era un tempio del divertimento, continua ora del buon gusto, sempre divertimento ma diverso. Divertimento, certo. E 19 anni di suite imperiale a Firenze, continua, cioè, se, è salita si è di spostato, grado, ed è andata in villa. Cioè, e quindi la suite più grande, villa, più bello, tutta una cosa. E faremo molte le serate, continueranno in villa. La villa vecchia imperiale che è a Pratolino, proprio qua vicino. Il mercoledì imperiale diventerà mercoledì greco. Sarà la serata qui mercoledì bella. Continui con mercoledì sarà sempre il mercoledì a Firenze. Musica, con la musica. Però greco. Si balla, come si balla? Come ballano i greci? Com'è? Appa. Laura, vieni a ballare i sintaghi, vieni a ballare i sintaghi. Come si sintaghi, chiama? Sintaghi. Sintaghi, te lo insegna. Com'è il sintaghi? Non c'è la musica? Uno, dietro due, poi va tre, si alza il sinistro, rimane alto, quattro. Uno, due, tre, quattro, cinque, e poi c'è il veloce che sappiamo tutti. È il sintaghi, che bello, questo è il ballo che balleremo qua, lo sai? Ma anche quello lì che vanno giù... No. Quello è russo. Un facsimile. È casa show. Così, chi è? Quello è spagnolo. È quello che fanno così. Samba. Vai. Siamo al Callistos, perché è diverso. Il più bello, no? E quindi perché sei qua? Siamo qui perché siamo come si chiama? Callistos. E significa? Il più bello. E perché sei qua? Perché te sei più bello. E quindi sapevamo la tua presenza. Non fanno entrare della gente brutta qua. Ah no. No, scherzo. Come hai mangiato bene? Sei stato bene? Siamo stati benissimo. Mangia bene? Sì, lui ritornerà. Assolutamente. Io sono appassionato del cibo greco. Una tavolata di solo donne. E questo è tanta roba. Come mai? Come mai qua in questo locale? È bellissimo questo locale. Conosco da tanto lui. Di dove sei? Sono persiana. Ah, piacere. Io sono l'avvolgibile. Non ti ho conosciuto. Ci vedo,
vedi, 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 sono cugini, sono persiana, io sono la Pancibile. Siamo cugini. Siamo la cosa sicura è che siamo tutti e due di fuori. Siamo tutte e due di fuori. Non so, capito la battuta, la persiana e la volgibile di fuori. Te sei veneziana? Ah, la veneziana, la persiana e la volgibile. Te che sei, la terrazza? Che sei? La terrazza. La terrazza, la terrazza. No, io sono fiorentina. Fiorentina? Perché non balli il Siltaki, il ballo greco con la Laura? Io con Laura ci farei cose greche, signor Marco. Soltanto con Laura le farei cose greche. Bilancio e Giavellotto. E dire che io in Grecia non ci sono mai stato. Però vorrei andare a Olimpia, dove facevano i giochi. Si dice fare cose greche, si dice. E lì si fa cose greche. Guarda, fa la cosa greca, no, vai. Anche vai, la piacola ci fa. Fa la cosa greca. La greca. Va, fa la cosina greca, vai. 5, destra, bravissime. 1, Laura! Come stai, Laura? Io so che ti chiami Laura. Sì. Tu sei greca? No. Fiorentina. Fiorentina, sì, ma canti le canzoni greche bellissime. Sì. Conosci la cultura greca, come mai? Un po' sì. Perché ho già lavorato nel ristorante di Gino, in via San Gallo, nell'ex ristorante, e ho imparato le canzoni greche. Perché lei è la cantante, c'ha la sua orchestra, che sono bravissimi, band, l'orchestra, la band. Che sono bravissimi. Allora, il gruppo si chiamano Unplugged. Ah, ecco, c'è un nome. Lui è Paolo Mulpi alla chitarra. Grande chitarrista, direttamente dalle tournée varie, Masini, Anna Oxa, vabbè, lo so. Accidenti. Sì. Lui è l'anima greca del gruppo. L'anima greca? Sì, perché lui è mezzo greco e Nicola Bonfiglio. Ah. Afto to locale in Ureo. Se vi aspettiamo perché ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, sì. Mi hai già intervistato una volta. Eh già, e dove? Quando? Beh, 94-95. Nel 94 io l'ho intervistato. Ti dico anche dove? Un posto si chiamava Alaska Pub, sì. A Sochi. Può darsi. Ah sì, è vero. Era suonare blues. Stiamo parlando in Casentino, nel Casentino. Esatto. E c'ero io con le telecamere. Esatto. Di un'altra trasmissione che era Manicomio, il programma, si chiamava Manicomio, che era il Planet TV. Grande. E quindi
ci rivediamo dopo tanti anni, nel solito ruolo, vuol dire che va bene, no? Grande. Lui ha suonato con personaggi, Masini... Masini, Anna Oxa, ho fatto dischi per Gianni Morandi, non mi ricordo tutti, colonne sonore e tante altre cose. TV.